Lori, ho qui un po' di domande che sul tuo profilo Instagram ti hanno fatto. Sono di alcune ragazze e te Sì, ne lo leggo so, te le ho alcune. scritte io. Cioè. Mi hai detto di leggertele, adesso proviamo a leggertele. Va bene, dai, leggi. Dai, allora, la prima è questa. Com'è nata l'idea di scrivere un libro? Forse parecchi lo sanno, nasce comunque dall'esigenza di lasciare a studenti, genitori la possibilità di comprendere che cosa sia la musicoterapia, stando a fianco a me tra le pagine del libro, e poi dalla volontà di non lasciare svanire nel silenzio del tempo storie sensibili, tutte le emozioni condivise, i risultati, le difficoltà, i passi in avanti, non solo con i bimbi, ma anche con i professionisti dell'equipe che insieme a me seguivano questi cuccioli. E poi qui un'altra ragazza chiede: qual è stato il momento più difficile della stesura? Te lo sai bene, è la correzione degli errori di battitura nel manoscritto. Può sembrare strano, ma questa è la realtà. Io ho scritto il libro abbastanza in scioltezza, avevo già le idee chiare, ma quando sono arrivata alla fine, alla correzione proprio del manoscritto, ero davvero così assuefatta che non mi accorgevo più di nulla, di nessun errore. E ho fatto veramente tanta fatica. In ogni caso, rifarei tutto io, nonostante tutto. Un'altra domanda che magari può interessare anche chi ha intenzione di scrivere un libro. Hai contattato una sola casa editrice o più di una? Ok, qui il discorso sarebbe veramente molto ampio. Posso dire sinteticamente che mi sono tanto informata, insieme anche a te poi, no? Ah, sì. Dei vari metodi di pubblicazione, perché io volevo conservare la piena proprietà, dello scritto, quindi del libro, e quindi ho concluso optando per un self-publishing supportato da Streetlib. Qui un'altra domanda è: come hai organizzato il flusso di idee nella prestesura? Non è stato difficile in realtà perché partivo da dei materiali copiosi, accumulati appunto negli anni, e volevo che nel libro fosse evidenziata la metafora del viaggio, un viaggio in piccoli sentieri scelti con cura per ogni bimbo, che andavano simbolicamente a rappresentare proprio la cura e la dedizione appunto nella scelta delle varie strategie adottate nei diversi percorsi con i nostri bambini. E poi volevo che il libro fosse un po' lo specchio dei miei 10 anni di lavoro, e quindi l'ho suddiviso in 10 capitoli, e avevo a cuore anche il fatto, sembrerà una piccola cosa, ma di far precedere ogni capitolo con una frase di un grande autore che in qualche modo avvalorasse quello che anch'io volevo esprimere. E la frase che assolutamente, quando l'ho trovata, mi ha soddisfatto di più è quella di Pitagora, ovvero abbandona le grandi strade e prendi i sentieri.